noi pensiamo appunto che un voto positivo, unanime di questa Camera, possa dare quell'impulso necessario perché si possa ripresentare con determinazione e con forza la esigenza di questa valorizzazione e quindi fare in modo che a questi 100 milioni possano essere accoppiati altri finanziamenti per ridare dignità appunto a queste piccole realtà. Noi voteremo a favore. Convintamente a favore, sapendo che lo Deve concludere le lasceremo, gioie. Grazie. e con questo concludo, in modo determinante e convinto, per Grazie. fare in modo, e chiudo, signor Presidente, 2 secondi, Siamo un minuto oltre il tempo, onore di gioie, deve la chiudere proprio. ringrazio per questo e per la sua Chiuda, gentilezza, onore di ma lei gioie. comprende bene che è un problema importante che abbiamo lasciato dietro le Grazie, spalle onorevole e di quindi gioie. La ringrazio, è concludo scritto a nel parlare onorevole dire. Pastorelli, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Con questa proposta di legge il Parlamento riesce oggi a produrre un testo atteso da anni e di grandissima importanza per tutto il Paese. La sopravvivenza dei piccoli comuni, specie di quelli rurali, è minacciata da fasi economiche e culturali ad essa avverse. Accogliamo quindi con grande favore le misure contenute in questo disegno di legge, le quali hanno l'obiettivo di migliorare il sistema dei servizi essenziali e di favorire le attività produttive dei territori. Non solo il provvedimento si occupa di recupero e riqualificazione dei piccoli borghi, anche sotto il profilo antisismico, con evidenti riflessi positivi sulla sicurezza dei cittadini. Poi vi sono altre misure di forte discontinuità rispetto al passato. Si pensi alla possibilità per i piccoli comuni di acquisire e riqualificare immobili o terreni in stato di abbandono o di degrado. Senza questi strumenti sarebbe impensabile una rinascita dei piccoli centri. È allora evidente che tutte queste misure possono diventare strumenti di governo straordinari, in grado di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini. Il fine, del resto, è chiaro e ambizioso: contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni affinché gli stessi costituiscano un presidio attivo di manutenzione del territorio, specie sul piano idrologico e paesaggistico. Concludano le pastorelle. Un obiettivo da perseguire con costanza e tenacia. Alla luce di quanto esposto, esprimo il voto favorevole della componente socialista Grazie. al presente disegno di legge. Grazie, è scritto Grazie. a parlare onorevole Plangher, ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi, come autonomie speciali abbiamo costantemente operato nella definizione e nell'applicazione di un modello di governo delle realtà montane, nel quale le sinergie fra i piccoli comuni abbiano valorizzato nel contempo le singole specificità delle comunità interessate a costituire un sistema integrato di servizi essenziali e politiche produttive. Per tale ragione è in grado di attrarre e orientare risorse e misure attive di sviluppo e di innovazione. È la nostra storia ed è ciò che intendiamo tutelare nel futuro. La previsione nel provvedimento della possibilità di accesso da parte dei piccoli comuni ad un fondo di 10 milioni di euro per il 2017 è certamente una misura coerente con l'esigenza da